TG Bassano, ecco una selezione di alcune tra le principali notizie che abbiamo trattato nel corso della settimana. Ciao a tutti, volevamo aggiornarvi un attimo sulla situazione di Giovanni. Quelli sono i raggi di oggi, siamo a circa 3 cm di allungamento. A 3 cm di allungamento. I progressi della gambina del nostro piccolo Joe si vedono chiaramente dalla lastra che ci ha inviato mamma Erika, che ci racconta come sta procedendo questo percorso post-operatorio. E intanto Giovanni ha imparato a camminare da solo, senza il walker. Ragazzino balla pure, guardate che roba. L'allungamento della gambina procederà anche per tutta la prossima settimana, poi una decina di giorni di stasi. Il 12 settembre il nostro guerriero di Piazzola sul Brenta sarà sottoposto a un nuovo intervento per mano del professor Paley e della sua equipe. Insomma, come dice la coraggiosa Erika, tutto procede per il meglio e basta guardare la sua creatura, che è diventata un po' anche la nostra, la vostra, perché Giovanni è a Miami grazie a tutti voi telespettatori, e a salutare ognuno di voi è proprio Erika. Un abbraccio grande a tutti dalla Florida. Ciao. Manca meno di un mese all'11 settembre, data del suono della prima campanella anche per i 120 alunni della primaria Mazzini in centro città, ma qualcosa non va. È il settembre 2018, come ci racconta Silvia Faustini, presidente del comitato genitori della scuola in questione. Tutti nell'atrio, primo giorno di scuola, viene detto che la palestra al piano di sopra è inagibile, inizia la richiesta di una perizia strutturale che non arriva mai, nel frattempo crolla un pezzo di controsoffitto dei bagni, a voce tutto è stato messo in sicurezza, ma non vi è una carta scritta che lo attesti. Fra meno di un mese non saranno soltanto i 120 bambini della Mazzini ad usufruire dei locali della scuola, che ha più di 100 anni, ma anche il potenziamento del numero degli studenti del liceo Brocchi, che occuperanno il piano sopra. Reggerà la struttura, visto che in diverse occasioni ha mostrato i segni del tempo? La sala mensa continuerà ad essere poco idonea allo scopo? Il numero delle uscite di sicurezza norma per 120 bambini lo è anche se superano le 200 unità? E il problema della muffa? Della disinfestazione straordinaria avvenuta una settimana fa? Un balzo in avanti ci fa arrivare al 6 agosto di quest'anno una riunione con gli assessori Mariano Scottone, Andrea Zonta, la preside Luisa Caterina Kenet, proprio la Mazzini, per un primo sopralluogo. Abbiamo fatto noi una proposta, aspettiamo la loro controproposta. Mettere a norma i bagni, mettere in sicurezza una mensa, penso che siano le priorità, da qui si dovrebbe partire. Dopodiché, nel momento in cui ci fanno un piano, ci danno delle scadenze, noi siamo più che disposti non solo ad aiutarli fisicamente, ma ad aspettare, certo, perché no. Una risposta c'è stata, ha preso in carico la nostra problematica il vice sindaco, l'assessore Marin, la quale però non riporta tutti i punti che noi abbiamo richiesto. È stata molto vaga, nel senso che si parla di eventualmente, di forse, di 2020, quindi è come se di fatto non ci avesse detto sì. Per me è vedremo, che è già qualcosa, ma non ci basta più. Altra perplessità, i bagni del piano inferiore dell'ala ovest, solo di emergenza perché vi erano aule di laboratorio, ma che serviranno invece ad aule stabili, visto che il piano soprastante sarà occupato interamente dal Brocchi. I bagni sono 3 attualmente, uno per gli insegnanti, uno maschile e uno femminile. Uno di questi due ultimi dovrà servire i disabili, quindi un bagno solo, promiscuo, per maschi e femmine. Insomma, troppe cose da risolvere, il primo giorno di scuola si avvicina. Vorremmo tanto che intervenissero anche con piccoli gesti, giusto per farci capire che ci sono, che non ci hanno lasciati da solo. Ecco, manca poco però all'apertura delle scuole, quindi come vi muovete? Come ci muoviamo? Noi continuiamo a battere, a martellare, a chiedere, perché riteniamo che la comunicazione sia importante, vogliamo credere che l'amministrazione prenda carico dei nostri bambini, che sono la cosa più importante che una società oggi abbia, perché sono il nostro futuro, e poi vedremo l'11 di settembre, saremo fuori dalla scuola, vediamo. Ecco, quindi se non si fa nulla nel frattempo? I bambini probabilmente non entreranno. Se i genitori riterranno che la scuola, la struttura non è adeguata, non è idonea, non è sicura, perché dobbiamo rischiare?
Casa della Musica, campo da calcio di quartiere Pre e ancora la scuola di Sant'Eusebio, cosa c'è da aspettarsi? Perché se è vero che in questi giorni di vacanza anche gli amministratori sono in ferie, d'altro canto la città continua a ribollire, fermentare. E se dal Palazzo Municipale di Via Matteotti c'è il silenzio, non intendono far morire la cosa i diretti interessati. I gruppi, cui era stato promesso un luogo per prove, ritrovo, quella stanza all'ex ospedale che sarebbe dovuta diventare la Casa della Musica, promessa a suo tempo con delibera comunale ad hoc, precisiamo, alla Filarmonica Bassanese e Blue Singers and Orchestra, poi stoppata dalla Giunta Pavan. Per non parlare del campo da calcio di quartiere Pre, che si sarebbe dovuto riprendere completamente in mano, con progetto già fatto e pagato dall'FC Bassano 1903, anche qui precisiamo, per permettere ai giovani della società giallorossa di allenarsi e che invece... Di certo, anche noi di Rete Veneta non ci siamo scordati queste questioni che abbiamo riproposto al vice sindaco Roberto Marin, perché noi non molleremo la presa finché queste vicende importanti per una grossa fetta di bassanesi non verranno sistemate. Marin assicura che non è caduto tutto nel dimenticatoio. Confermiamo quanto abbiamo scritto in apposita delibera di giunta. Si prosegue con l'esame di quei tre progetti. C'è stato già un incontro con la società sportiva appositamente per l'analisi del progetto e per lo sviluppo di quel progetto che non abbiamo mai messo da una parte. Anche per quanto riguarda la Casa della Musica e l'intervento sulla scuola Sant'Eusebio, ci sono già stati delle valutazioni complessive, seguiranno degli incontri in cui si cercherà di sviluppare e dare corso a quei progetti. Quindi si attendono nuovi incontri e noi, cari telespettatori, vi terremo aggiornati. È lo Stato con la divisa dell'arma che con rispetto raccoglie in quest'urna i resti terreni di un soldato. Fino a pochi istanti prima, solo questo sapevamo di lui ignoto caduto in uno dei campi di battaglia più sanguinosi della Grande Guerra alle Melette. Prima la vanga, poi la pietosa attenzione delle mani a scrutare tra i sassi, ossa, schegge. Lì c'era la tua vita interrotta da una granata, da un colpo di fucile, chissà nascosta per un secolo dalla terra smossa dal terremoto di quei maledetti cannoni, migliaia di colpi, uno dopo l'altro. Una mandibola, una costola, un osso lungo, un osso piatto. Un uomo sei tu, un individuo sei proprio tu, fratello, chiunque tu sia. Attenzione e amore per la vita. Basta un piccolo pezzo di zinco, l'interno della divisa, che non può essere confuso, ora sappiamo da dove vieni, un tempo nostro nemico. Un bottone, è un piccolissimo bottone austriaco, questo ci permette di identificare un altro caduto della prima guerra mondiale, proprio dove si svolgeva la battaglia delle Melette. In questo momento stanno cercando i resti, ci sono i carabinieri di Asiago, ci sono gli uomini del comune di Gaglio, c'è anche il sindaco che è venuto a vedere, insomma, questo che è un momento delicato, importante, che accade tante volte qui in altopiano, ma ogni volta non è mai la stessa. Appunto, tutto può passare anche attraverso un singolo bottone. Quando i ricercatori amici della storia di Marostica hanno intuito i tuoi resti tra quella terra smossa su quel versante dell'Ongara, fedeli alla consegna di non toccare nulla e segnalare subito alle autorità, non avevano elementi per identificarti. Poi ti sei svelato, prima un bottone, poi un altro. Un altro bottone austriaco. Non ci sono più dubbi, se guardi tra le pietre ti si apre sotto i pascoli un mondo di orrore. Naturalmente, come sempre, in quest'area non potevano mancare gli shrapnel. Ma ti si apre anche un mondo di tecnologia, quante risorse e intelligenze immesse in quel massacro. E questo è un filo di rame dei telefoni da campo che era pieno in tutto l'altipiano. Su tutto si sente invisibile l'alito della sofferenza. È un'emozione particolare perché in qualsiasi caso è un ragazzo che è morto, ha combattuto qua, è morto qua e magari per anni a casa l'hanno aspettato. Per anni. E purtroppo ecco, l'unico rammarico è che di sovente non si riesce a dar loro un nome perché i piastrini per identificarli o non ci sono, o sono stati raccolti all'epoca o sono andati distrutti col passare degli anni, purtroppo. Il sindaco di Gaglio segue con emozionato interesse il recupero, la presenza dei dipendenti e di un agente della polizia locale. In questo caso è un soldato austriaco che dopo 100 anni comunque troverà degna sepoltura dove meriterà e siamo ben felici, ringrazio tutti i colleghi del comune, i carabinieri
e Rete Veneta per dare risalto a questi fatti storici che dopo 100 anni vogliamo considerare questo soldato come se avesse fatto il suo purgatorio, qualora lo meritava, qui alle Melette di Gallio. Un altro soldato delle Melette torna a casa. Il tuo purgatorio era finito da tempo dopo aver conosciuto l'inferno in terra. A noi, sempre, il compito del rispetto e del ricordo. Le perplessità delle sigle sindacali riguardo l'esternalizzazione dei servizi alle case di riposo Sturm e Villa Serena ci stanno tutte, soprattutto dopo la rivelazione di oggi dell'assessore sociale Mavi Zanata, che ci racconta come due cooperative a cavallo fra il 2018-2019 abbiano già vinto una gara d'appalto. In tal senso andranno a gestire alcuni reparti di Villa Serena e Sturm, personale OS e infermieristico. Quello che preoccupa tutti adesso è che la qualità dei servizi rimanga invariata, come pure i posti di lavoro, il bilancio che da pubblico a privato necessita di un guadagno, da dove tirarlo fuori. Il timore è che in qualche maniera possa arrivare dalle buste paga dei dipendenti o dalle rette più alte a carico degli anziani ospiti. Molte sono le perplessità da parte anche delle sigle sindacali. Voi come rispondete? Sì, devo dire che dopo poche settimane che ci siamo insediati, io e il sindaco abbiamo incontrato il consiglio di amministrazione. È stato un incontro formale dove ci siamo presentati e loro hanno illustrato a grandi linee alcuni loro progetti. Effettivamente le esternalizzazioni ci sono state, riguardano alcune reparti di Villa Serena e di Cima Colbacchini e riguardano il personale OS e il personale infermieristico. L'appalto è stato vinto da due cooperative. Quindi una gara d'appalto già vinta c'è in realtà? Sì, la gara d'appalto vinta c'è, è stato fatto tutto prima che noi arrivassimo e adesso con loro noi abbiamo chiesto al consiglio di amministrazione un incontro già per la prossima settimana e vedremo di capire bene le dinamiche e cosa succederà. Rispetto alle perplessità delle sigle sindacali, come si pone la pubblica amministrazione? Saremo vigili e io per prima, che già lavoro in territorio e mi occupo degli anziani e di patologie importanti, andrò a vigilare affinché i parenti abbiano un ottimo trattamento e che anche i familiari siano contenti. Riguardo agli stipendi che sarebbero stati in qualche modo aumentati, l'assessore risponde così. Stiamo prendendo visione di tutta la documentazione, poi se vi saranno delle irregolarità saremo le prime a renderle pubbliche e a prendere i dovuti provvedimenti. Lei è venuta a Rete Veneta per farci vedere che cosa le è successo oggi, poteva andarle peggio. Intanto che ore erano? Alle 9:15 del mattino, percorrevo via Quarta Armata, ho visto una macchina parcheggiata sulla destra, io stavo andando verso Bassano, ho visto un signore che aveva la mano fuori dalla macchina, non mi sono neanche preoccupata, come l'ho passata ho sentito un colpo violentissimo, ho detto: cosa è successo? Ho guardato dopo lo specchietto e lo specchietto era in quelle condizioni. E lei si è resa conto che era impossibile che lei fosse andata addosso a quest'auto e che questo avesse comportato poi lo specchietto come lo stiamo vedendo, giusto? Certo, io ho capito subito, con la mia capacità di guida, io non guido mai vicino alle macchine parcheggiate, so come guido, il colpo era violentissimo. Era come una bastonata e sti qua che sono partiti subito, mi hanno cominciato a fare tutti segni per fermarmi, ho capito che sono incappata nella banda dello specchietto. Beh, lei è stata innanzitutto molto brava perché ha individuato quante persone erano dentro a quest'auto. Sono due ragazzi, non più di 30 anni e un bambino seduto sul sedile dietro. Io ho continuato per via Quarta Armata, ho girato verso Val Brenta e al Mouton ho visto la polizia municipale, mi sono fermata sulla destra e sono scesa. Questa macchina che mi incitava a fermarmi è proseguito, era una macchina grigia, presumo un Alfa, due persone dentro, abbastanza giovani e un bambino dietro. Quando lei è andata a fare poi regolare denuncia alla stazione dei carabinieri, che cosa le è stato detto? Che probabilmente erano una coppia di persone già conosciute
e che avevano già fatto diversi colpi nel territorio. Io sono venuta da voi perché date notizia agli ascoltatori che possono incorrere in questo genere di truffe, ed è veramente umiliante essere sottoposti a questa cosa. Non devono succedere e non si devono soprattutto truffare le persone in questo modo. Quindi insomma, noi la ringraziamo perché tramite Rete Veneta lo dice: io ero andata a fare la spesa là lì, zona San Vito, e mi è successo questo questa mattina. Quindi quello che lei sta dicendo è: attenzione, attenzione, attenzione bassanesi, perché questi tre individui sono anche in questo momento operativi nel centro città. Sì, sono operativi, da conferma dei carabinieri e anche della polizia municipale. State attenti e non fermatevi, rigate via, dritti. Un compleanno davvero da Guinness dei primati. Del resto, spegnere 110 candeline, beh, non è da tutti. Giovanni Quarisa è il più longevo uomo d'Italia e d'Europa e dell'Arma dei Carabinieri. Stamattina a rendergli omaggio nella sua abitazione di via Don Bosco a Bassano c'erano tutti, dal generale di divisione Giuseppe Lagala, comandante della Legione Carabinieri del Veneto, il comandante provinciale colonnello Alberto Santini, il comandante della compagnia di Bassano Adriano Castellari in partenza per Salerno, il comandante della stazione di Bassano Vito Sitran e i rappresentanti dell'arma in congedo Romano Italo Bettiati e Rosario Tucci. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha mandato i suoi saluti. Tutta la regione si è messa in cuore, siccome c'è qui dentro adesso. È contento? Sì. Sì, va. Ma secondo lei, se io voglio arrivare a 110 anni come Giovanni, come lei, come devo fare? Non so. Non posso neanche dire come. Non so neanche io. Il signor Giovanni è stato 2 anni in prigionia in Germania, ma a detta delle figlie Vilma e Mirella si è sempre dimostrato un uomo mite, sereno e felice. 4 nipoti, 10 pronipoti, vogliosi di ritrovare quel diario segreto che Giovanni ha affidato a non si sa chi per fargli scrivere le sue memorie. Generale, guardando questi numeri, lei ha sorriso, ha detto magari fossero i miei. No, certo, certo. Beh, un bel insegnamento che anche il signor Giovanni ci dà, insomma, appuntato Giovanni Quarisa. Io mi fa piacere anche ricordare il grado e la sua appartenenza all'arma anche a così distanza di tempo. È una bellissima testimonianza di amore verso l'istituzione e quello che l'istituzione rappresenta in Italia, cioè quindi il compito che l'istituzione ha da ormai oltre due secoli. Il signor Giovanni ha fatto gran parte di questi secoli, l'ha vissuti. Quindi, generale, forse il segreto di questa longevità sta nell'indossare una vostra divisa? No, sta nel fare il proprio, tenere una condotta di vita che è allineata ai valori, proprio ai valori dell'arma, alla dedizione, quindi mantenere anche una condotta di vita educata nel senso sia nel fisico che sia nella mente. Ecco, poi noi siamo fortunati perché abbiamo il più longevo non solo d'Italia ma anche d'Europa, e tra l'altro il più longevo dell'arma proprio qui in Veneto, nel Vicentino. Sì, questo è un motivo di orgoglio particolare, essendo il comandante dei Carabinieri del Veneto. È un orgoglio particolare avere questo record in casa. Lo andiamo a salutare stringendogli la mano, ma lui, uomo d'altri tempi, alla bella età di 110 anni, non dimentica la galanteria verso la giornalista che lo ha appena intervistato, stupisce tutti e li saluta così. Questa era una selezione di alcune tra le principali notizie che la nostra redazione ha trattato nel corso della settimana nel nostro territorio. Grazie per averci seguito. Porta in tavola la freschezza dei prodotti di Cherubin. Carne salata trentina 19,90 € al chilo. Soppresse chilometro zero suini origine Italia 11,90 € al chilo.
Le previsioni per domani. In montagna tempo variabile con spazi di sereno più presenti fino al mattino e nubi più significative nel pomeriggio. In pianura cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno e qualche addensamento soprattutto nel pomeriggio a ridosso dei rilievi. Precipitazioni. Probabilità massima nel pomeriggio e nel complesso della giornata medio-bassa sulle zone montane e pedemontane. Bassa altrove per piogge per lo più locali ma anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature. Per le minime prevarrà un lieve aumento, le variazioni delle massime saranno invece distribuite in modo irregolare. Per ogni occasione speciale stupisci i tuoi ospiti con i nostri rinfreschi. Panini Mignon 80 centesimi, torte intere 10,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.